edizione. Il prossimo ospite Sanremo l'ha fatto e lo ha anche vinto in coppia nel 2008 con Lola Ponce. Quindi poi è diventato il gobbo più famoso d'Italia, per cui ha fatto tante volte Notre Dame de Paris. Torna a interpretarlo e ne parliamo con lui. Gio Di Tonno, vieni da me. Ciao. Ciao, ciao, ben trovato Gabriele Ciampi, che si ferma con noi. Vieni, vieni. Ah, che bello essere di nuovo qui. Sei tu, sei tu, fammelo sentire, Mr. Paul. Bella, 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 cerco scampo anch'io. Bella, 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 nell'abbraccio mio. Sono già passati 12 anni, mamma mia, 12 anni. 12 anni! Come ero giovane, come ero magro. E qui ci sono tutte le canzoni della tua vita, almeno ci proviamo. Quindi una canzone per te. E partiamo dall'inizio, dai. Partiamo proprio dall'inizio. Vabbè, dai, U2 partiamo, no? Scusate, qual è il motivo? Cosa c'entro io con gli U2? Nulla. No, era uno dei gruppi ovviamente che mi piaceva di più quando ero adolescente. Questa canzone credo sia dell'87. Io in quegli anni avevo già cominciato a suonare il pianoforte prima e poi, come capita spesso... Pianoforte, avevi questa passione, io non avevo questa passione. Ah, no? È stato mio padre poi a istradarmi, papà, no, alla musica. E come capita spesso, dopo, eccolo qua mio papà... E che ti diceva? Devi suonare il pianoforte. Mio papà mi diceva, per togliermi un po', sai, dai pericoli della strada, mi diceva, trovati una passione, perché non la musica? E io in realtà non ci avevo mai pensato. E mi piaceva solo giocare a calcio. Come andavano queste partite di calcio? Più o meno, diciamo, non ero proprio un fenomeno, se no magari avrei fatto il calciatore. Aveva ragione però papà. Mi piaceva al punto che io ho cominciato musica proprio per una scommessa con mio papà. Perché un giorno mi chiamò, si era fatto tardi, mi chiamò dalla finestra, sai, per tornare a casa a cena, mi disse, torna su che è pronta la cena. In quale dialetto? In dialetto abruzzese. Si dice arvi la casa, che vuol dire torna a casa. Sali, che è un po' come il napoletano, esatto. Insomma, ci sono delle similitudini. E io insomma sono salito su, gli ho detto papà ti prego ancora 5 minuti, ti prometto che se mi fai giocare ancora 5 minuti io domani mi iscrivo a scuola di musica, pensando che poi sai il giorno dopo si sarebbe dimenticato. E invece il giorno dopo vado a scuola, torno a casa e lui mi aspetta che finisco di pranzare, lui dice adesso andiamo a scuola di musica. Mi sono iscritto a pianoforte, ho scelto uno strumento a caso allora. Pensa. E da quel giorno non smetto di ringraziarlo perché ho trovato proprio la mia strada. Non è stato facile all'inizio perché sai, solfeggio, studi classici sono un po' noiosi. No, perché è noioso l'inizio. Molto noiosi, sì. È un po' noioso per un bambino. Ne sa qualcosa. Gabriele, l'inizio è noioso, lo possiamo dire, proprio senza... Tutto solfeggio. Il solfeggio proprio non se ne può fare a meno. Mio padre che non aveva comprato il pianoforte ma l'aveva noleggiato, lo teneva lì in casa. Quando non suonavo, agiva un po' sul senso di colpa, diceva ma sai papà questo pianoforte lo sta pagando. Ma io lo faccio sempre, allora io ho pagato il corso, devi andare. No. Però funziona, perché ogni tanto andavo lì, facevo due note, insomma. Però poi dopo invece verso i 13 anni è esplosa questa grandissima passione. Ha funzionato, perché nel 1993 arrivi tra i giovani a Sanremo, come ti classifichi? Secondo, quindi arrivai in finale e partecipai poi al Sanremo dell'anno successivo. E come andò? Andò bene, arrivai decimo su 20, quindi insomma a metà strada. Su 20. Allora, parliamo di uno che l'ha vinto poi col tempo. E poi tornai l'anno dopo nel 95, poi insomma. Ma no, non ci sono. No, 93. Non ci sono video. 93. Gio Di Tonno! Gio Di Tonno, 20 anni, pescarese, studente in lettere all'università. Diplomato in solfeggio anche lui. Una canzone, state attenti al testo, la voce degli ubriachi. E non puoi immaginare il freddo che fa sotto il loro vestito. Non puoi immaginare quanto.
tutto il sangue perso per combattere una storia d'amore, te lo ritrovi in un bicchiere di vino e di dolore. Bravo un po' Harry Potter. Siamo, posso dirlo che a parte te e mia moglie che è a casa, siamo stati tutti brutti in un certo periodo della nostra vita. Tua moglie magari no, ma tutti. Vabbè, tutti. Sembravo mio zio, non lo so. Dai, sembravo più anziano di adesso. Il 2008 eri... Ero migliorato un po', sì, guardate, con gli anni. Era migliorato. Hashtag mamma. Vieni da me, commentate. Perdutamente mia, così impaziente. Caduto su di me, perdidamente tua, chissà da quanti ferri, che Dio mi fulmini, la morte in cuore avrò. Primo classificato, siamo Festival di Sanremo 2008, Ciò di Tonno e Lola Pons, Colpo di Fulmine. Ecco il premio. Stringetevi, venite un po' avanti per la foto. Avanti, c'è posto. Avanti. L'applauso di consenso. Che soddisfazione. Sai cosa ho fatto quella notte? Hai chiamato papà. Dopo aver festeggiato fino all'alba così, sono rimasto con il premio sul terrazzo lì dell'albergo a guardarmelo e a pensare a tutta la mia vita, tutti i sacrifici fatti per arrivare a quella soddisfazione. E al solfeggio. Ecco, appunto. Esatto. Prossima canzone per te, la prossima canzone per te è da U2 e passiamo a Una lunga storia d'amore. Ah. Perché c'è Gino Paoli? Perché Gino Paoli è il... Sentiamola. Sì. Finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma presto se tu te ne vai. Questa lunga storia d'amore. Ti ha portato fortuna questo brano. Sì, perché oltre ad essere un artista che amo moltissimo, questa canzone è stata la prima che ho cantato a Tale Quale Show, truccato da Gino Paoli. E lì hanno capito che avresti vinto. Diciamo che mi sono giocato le mie carte, perché è una grandissima passione che ho da sempre, quella delle imitazioni. Ma poi è diventata... Sì, ma credo che tutti quelli che fanno questo mestiere comincino un po', no, imitando gli altri cantanti, poi si trova una propria Vogliamo strada. Un po' giocare? Ma certo. Ti ma va? Ma assolutamente un pulsante sì. rosso assolutamente, da sono schiacciare? Un bimbo. Vai, vai. E quando... Grazie, vai. Daniele. Quando... Si ferma su... Grazie, Daniele. Cose facili, però. Facilissime. Ti do il microfono. Ok. Schiacci e vediamo su quale personaggio si ferma. Va okay. bene? Prego. Okay. Vado? Vai. Ho detto bene, cose... Grazie. Ho detto un cose attimo, facili, ho detto. Partiamo? Vai. Cioè... I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Oh, yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah, Caterina! Grazie, troppo buoni, grazie. Grazie. Sai che quando ho fatto
Louis Armstrong, Natale quale? Tu, giusto? Sì, esatto, sempre io. Ero nero fin qui, qui ero tutto bianco. Quindi invece non ero un uomo di colore, ma ero un uomo bicolore. Era proprio... Perché poi si cominciava a sciogliere il trucco e quindi era una schifezza. Stupendo. Scusa, ma adesso che stai facendo, sei tornato a fare Notre Dame de Paris, ti diverti in camerino a imitare? Sì. Te lo fanno fare, te lo chiedono? Sì, gli amici ovviamente sì, sono un po' il giullare, diciamo, a Notre Dame, mi diverto un sacco. Poi c'è una grandissima compagnia e la cosa importante è un successo inarrestabile e la cosa, il segreto è proprio questa grande famiglia che da tanti anni è unita, perché ricordo che ci siamo partiti nel 2002. Quindi sono 18 anni, con grandi pause, siamo ripartiti da qualche mese con un successo straordinario, quindi approfitto per ringraziare il pubblico che ci segue con grandissimo affetto da sempre praticamente. Ho visto la prima tappa da oggi in poi è a Trieste. Trieste domani, da domani fino al 4 e poi facciamo Brescia, Livorno, Genova, poi facciamo un po' di sud, ecco qua. Eboli, Reggio Calabria, Catania, Livorno, Ancona, Jesolo, torniamo a Milano dove siamo già stati più di un mese. Mi piace, con il cast originale, che vuol dire? Perché tutti quelli che hanno debuttato all'inizio del 2002, tranne due, quest'anno non c'è Lola, non c'è più Lola Ponce perché a Miami vive lì, insomma c'è la sua famiglia lì, era un po' difficile collegarci. Era un po' difficile, magari andiamo noi a Miami, ci piacerebbe molto. Però c'è una straordinaria Smeralda nuova che è Laida Dani, una cantante albanese che ha vinto The Voice qualche anno fa. Ma certo, la conosco, l'ho intervistata. Ah, è Laida, è bravissima. Ma bravissima, sono proprio felice che abbiano preso lei, brava. Sì, un'altra scoperta di Riccardo Cocciante, bravissima. La prossima volta portameli Riccardo e Laida, tutte e due. Assolutamente. A me questa cosa delle imitazioni è piaciuta un sacco. Possiamo? Vado? No, ragazzi, sì, non è che... Sì, però non si è fatto pregare molto, prego, sì, prego, approfittiamo. Mi piace, vai. Vediamo, oddio, speriamo che... questo è il più grande di tutti. Lucio è il più grande di tutti per me. Ah, subito. Ho un materasso di parole scritte apposta per te e ti direi spegni la luce che il cielo c'è. Stare lontano da lei non si vive, starlo senza di lei. Canzoni, cercala se puoi, ubite ubica, dille che non mi perda mai, oh, oh, va per le strade tra la gente. Vabbè ragazzi, ma che qui bello. Diventa un mini concerto. Ma io sto qua tutto il giorno. Che bello. Io non lo tolgo il pulsante, no. Appena è. Ma andiamo, ecco. Prossima sfera rossa, rosso amore, rosso, non lo so. Passione. No, io la cantavo sempre con un mio fidanzatino. Anch'io. Aisha. Anch'io con la mia fidanzatina. Che è diventata? Che è diventata mia moglie. Aisha. 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 Bella. Bellissima. Ma... Mi piace Gabriele Ciampi perché lui invece di guardare noi guarda la televisione davanti. Sì, perché... Gabriele, ormai è l'abitudine. È incredibile. Sì, ma bello, bello, devo dire, complimenti. Ti piace? Sì, sì. Ma poi, mi piace perché lui non guarda, non lui guarda la televisione. Ma che è in poltrona a casa. Sto sicuro che viene bene, se lo inquadrano poi viene. Lui si guarda, l'ha capito? Bellissimo, bellissimo. Grazie, Gabriele. Ma questa canzone... Perché questa canzone? Perché mia moglie è magrebina, è marocchina, di Marrakesh. Posto meraviglioso. Lo so. Andate a Marrakesh che è bellissima. Hanno messo bellissima. Il diretto, perché c'è solo il giovedì, lo so, Lascia stare, io vivo a Pescara, l'avevano messo e poi l'hanno tolto. C'hai ragione, vai. Anche il sabato.
Eh sì, ho capito, il sabato, ma poi non puoi tornare la domenica sera, so tutto, effetti, volevo andare a Marrakesh, si può andare, vabbè. Guarda, sì, è un grande amore, siamo insieme da 20 anni. Ma pazzesco, l'ho conosciuta a pescare. Lei sta sempre con te. Pensa un po', è una santa, non so se è più martire o santa, però veramente, te lo chiedo, come fai, amore, come fai, veramente? Te lo fai il caffè la mattina? Tutte le mattine me lo porta a letto. Pure la Rossella te lo vuole portare. Oh, vieni, Rossella. L'effetto che ho quando arrivo al portone, ti mi piace la puntata, Grazie Gan, Jody Tono, Gabriele Ciampi. È una bella lotta, però lui col cantato ti piace tanto. Ah, che bello caffè, pure in carcere sanno fa la ricetta di ciccirini e le compagne di celle precisa a mamma. Ecco, che bello. Sì, tutte le mattine mi porta il caffè mia moglie, ti rendi conto? Pazzesco. Ti rendi conto? E poi dice esci, quando mi sveglio, sì, poi me lo porta così. Ecco che bella che è mia moglie, stavo guardando. È bella bella, lo sai che lo so. So che è bella, non solo per la foto, ma anche per le cose che ti dice. Sì. Come si chiama? Sara. Si chiama Sara. Sara, vieni un po' da me. Ciao amore mio. Credo che rimarrai abbastanza sorpreso da questo videomessaggio. Conoscendomi e sapendo che non mi piace stare davanti all'obiettivo, ma lo faccio soprattutto per dirti che ti amo da morire, sei l'amore della mia vita. Può sembrare la cosa più banale del mondo, ma io non c'è volta che quando te lo dico e lo sai che sei tutto il mio cuore. Ci vediamo tra la settimana, ma lo sai che quanto mi manchi ogni volta che siamo lontani, ma siamo noi e siamo una squadra e siamo dentro sempre insieme. Ti amo. Che colpo basso, perché mia moglie è timidissima, non le piace apparire, malgrado potrebbe permetterselo perché è così bella, e quindi mi avete steso. Veramente. Grazie, Sara. Soprattutto posso dire una cosa, perché stamattina abbiamo avuto uno screzzo, come tutte le coppie, tutte le famiglie così, quindi a maggior ragione, insomma. Ma me l'ha mandato ieri. Ecco perché, ecco, chissà che usciva di corsa per andare oggi al mare, chissà. No, è arrivato oggi. E ha detto ci vediamo tra una settimana, perché appunto debutti a Trieste, sì. Però noi a Trieste non possiamo andarci, a Roma già c'è stato, mi fate gustare un pezzettino di Notre Dame de Paris. Tanto il caffè lo zucchero? Sì, sì, oh, grazie. La parola bella è nata insieme a lei. Ho visto sotto la sua gonna d'agità, con quale cuore prego ancora potrà. C'è qualcuno che lo scaglierà la prima pietra, sia cancellato dalla faccia della terra. Questa casa sarà bello il tempo che fa, fuori tremo e qui no, fuori brucia qui no. Truccarlo come il gobbo di Notre Dame, devo gli amici dire. Gli amici mi dicono che sono più bello truccato da gobbo. Vabbè, gli amici sono invidiosi. Però guarda, vedo queste immagini e penso che sia quasi scontato questo grande successo, perché è troppo bello questo spettacolo. 5 milioni di spettatori, e sai quante volte l'ho fatto io? 870 negli anni. Dicono come fai, cosa ti è rimasto di questo spettacolo? Un po' di scogliosi? Quello sicuramente sarei sempre piegato. Tuo figlio quante volte l'ha visto? Ah, io mio figlio l'ho portato in tour per un anno e sa mezzo, tutto. Poi adesso va a scuola, non può, però sa tutto lo spettacolo proprio a memoria, tutti i ruoli. E abbiamo proprio un filmato dove tu canti con tuo figlio. Ah, che bello. È opera di mia moglie.
il cielo blu di questa sera saluta già la primavera, e chissà come sarà la faccia questa sera. Che bello questa sorpresa. Scriviamo le canzoni insieme ormai il mio figlio, quindi... Sì, ma cose un po' più semplici, povera creatura, che piccino. Fa tutto lui. Gio Di Tonno. Grazie mille, grazie. Grazie, un bacio a tutto il cast originale di Notre Dame de Paris.